cosa ci fa qua a degusto? Ah, io sono carino per via del olio, vino e peperoncino. Ma adesso ho fatto la cretinata perché lavoro nel settore da anni e sapevo che c'era il maestro Tacchella con la nazionale, c'è una grande amica Marisa, lavoro per un'azienda che si chiama Granoro e sono qua spadellato fino adesso. E... perché maggiormente lo conoscono come comico, artista eccetera, ma il dietro le quinte di Andy è quello di avere anche una passione per il mondo della cucina, anche se lui arriva da Oltralpe, però di famiglia italiana, ha incamerato nel suo sangue secondo me quello che è la cultura e l'amore per la nostra cucina, e dietro le quinte, ma non solo, lo interpreta anche in maniera molto aggressiva, quindi è un piacere che siano... Beh sì, vabbè, voi, cioè, io spero che chi guarda sa chi ha detto queste parole. Qui lo dici, qui lo confermo. Lo confermo. Grazie passaggi. Ah, bene. Fatto con Andy insieme. Una foto con Andy, forse, e poi facciamo da corollario. Via. Francia, devo prendere con me. Di qua. Prego. Io c'è una cosa che devo capire qua. No, che mi sta tutto bene adesso. La nostra, eh? Allora io faccio molte di queste manifestazioni. Il giro ho fatto in Italy, quella cosa del gusto, tutte queste cose del gusto. Io devo trovare un pistacchio in Italia che non viene da Bronte. Uno! Così che però tutti i pistacchi. Quanto è grande Bronte? È una metropoli. Hanno vicino al vulcano che ogni sputa fuori cose. Stacchi, eh. come l'arte di Colonnato, tutto l'arte di Colonnato. Io sono stato a Colonnato, che grande così. Come cazzo cresce sotto terra sto l'arte? Nel marmo lo trova. Nel marmo di Carrara, quando scavano. Ci sono delle cose che la gente si dovrebbe chiedere. Diceva, ma sai che bene, gli stacchi di Bronte. Quante razze grandi sto Bronte? Ah, beh. Ma allora quanto ce n'è di sto pistacchio di Bronte? Non lo so, io quando sono andato a Bronte, che sono andato da uno che fa, c'ha le piante di Bronte, ho preso i pistacchi di Bronte. Di tutto il resto io non ne posso rispondere, caro lei. Non è colpa tua. È tutta roba turca. Va bene,